dovremmo averla ora in onda, la dottoressa Cancellato. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione Farmacia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora oggi per tutta la settimana parliamo di colazione. La sfida alimentare sarà appunto, avrà la colazione come protagonista. Io oggi ho fatto una ottima colazione con un caffè. Ho fatto male, immagino, vero? Direi, perché il caffè non è assolutamente una colazione, non dà calorie, non dà energia e non è una colazione adeguata, non si può chiamare colazione. Infatti. Noi la colazione è importante, io ho scelto questa sfida adesso che si riprende a lavorare dopo le vacanze per iniziare l'anno col piede giusto, ma anche la mattina col piede giusto. La colazione è importante perché noi ci svegliamo dopo 8-10 ore di digiuno a seconda di quando ceniamo e dobbiamo avere la colazione importante perché dobbiamo avere le energie per affrontare tutta la mattinata. Se noi non facciamo colazione, questo digiuno si protrae per altre 6-7 ore e noi facciamo tutte le attività lavorative, lo studio, la concentrazione si fa con molta più fatica, sì. Perché il metabolismo si abbassa, cerca di risparmiare energia perché insomma il digiuno è lunghissimo. Quindi la colazione è proprio importante, serve per attivare il metabolismo, serve per fare tutte le attività della mattina con la giusta energia e con la giusta carica. Ecco, e come deve essere composta la colazione perfetta? Ci sono delle regole da seguire anche in questo caso? Dobbiamo mangiare determinati cibi e lasciare da parte altri? Dobbiamo prediligere i carboidrati, le proteine? In che modo dobbiamo costruire la nostra colazione che sia equilibrata e che ci dia le giuste energie per affrontare poi la giornata? Infatti la colazione assolutamente deve essere equilibrata perché altrimenti non darà il risultato desiderato a livello metabolico. Deve essere costituita da carboidrati complessi accompagnati da una certa quantità di fibra, ma anche un pochino di carboidrati semplici, di zuccheri semplici e poi di proteine. I zuccheri semplici ci servono per rompere il digiuno notturno e ovviamente è meglio se questi zuccheri semplici provengano dalla frutta secca che accompagna, che contiene anche vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti. Sì. Una quota di carboidrati complessi che possono derivare dal pane, dai fiocchi d'avena, dai cereali, dai biscotti. Sì. E una quota di proteine, una piccola quota di proteine che può derivare dal latte, vaccino o vegetale. Dallo yogurt sempre vaccino vegetale, da un formaggio fresco a chi piace la colazione salata come ad esempio la ricotta, un pochino di stracchino, dalle uova sempre ogni tanto si possono mangiare a colazione, oppure anche dalla frutta secca, perché la frutta secca, come abbiamo detto la scorsa settimana, contiene una piccola quota di proteine, quindi si possono comporre, la colazione si può comporre a seconda dei gusti, quindi può essere una colazione fatta con latte e biscotti, con latte e cereali e una spremuta d'arancia o un frutto fresco, oppure del pane tostato con un pochino di ricotta, un velo di marmellata o di miele o cacao o cannella, oppure può essere della... Uova strapazzate anche ogni tanto. Sì, certo, ogni tanto delle uova strapazzate col tuorlo morbido che sono ancora più digeribili. Sì. Oppure dei pancake magari preparati schiacciando una banana, un indù nuovo e un pochino di latte. Si fanno cuocere, si possono servire con della frutta fresca e sono una colazione un pochino diversa, ma comunque bilanciata e sana. Ecco, diciamo che il problema principale, che poi è lo stesso mio problema, magari non si sente la prima sveglia, non si sente neanche la seconda sveglia, si sente la terza sveglia, dobbiamo far tutto di corsa e alla fine è la colazione che viene il pasto sacrificato durante la giornata, proprio perché siamo sempre di fretta e non riusciamo a farla, motivo per il quale molto spesso magari si fa la colazione soltanto con un bicchiere di latte, un caffè, oppure con un cappuccino, un caffè latte. Sì.
Oppure anche la classica colazione al bar con cappuccio e brioche, diciamo, non è l'ideale. Ecco. In questo caso ci sono due alternative. Sì. O si prendono magari dei biscotti, due o tre biscotti, quattro biscotti a seconda della dimensione, e un pugno di frutta secca che bisogna avere sempre in casa, e si porta al lavoro e si fa con calma al lavoro. Oppure si possono preparare delle torte, magari ben bilanciate, con preparate anche con della farina di mandorle, con della frutta secca, magari una torta di carote che contiene un pochino di carote, di mele o di frutta, e se ne può portare una fetta al lavoro o a scuola. E infatti, come fa anche un mio collega che porta ogni giorno una fetta di torta, poi la dà anche accompagnata a tutti gli magari altri. Da un frutto, adesso ci sono le mele, le pere, le arance, i mandarini, quindi si può portare con sé la frutta, sì, sì. E si ritarda di un pochino la colazione, però almeno si fa in maniera equilibrata. Anche perché, diciamo la verità, a me dispiace molto non riuscire a fare colazione molto spesso, purtroppo, perché la colazione poi è anche molto dà la possibilità di mangiare anche cibi, cioè di variare molto rispetto al pranzo, alla cena, dove ci sono i primi, i secondi, anche quelli che possono essere diversi. Però la colazione è sempre bella da fare, proprio perché si può mangiare un frutto, abbinarlo con un po' di ricotta, con uno yogurt, con delle uova, i pancake con magari lo sciroppo d'acero sopra, il latte, il caffè, cioè la spremuta d'arancia. Abbiamo la possibilità di variarla molto, di renderla anche molto appetitosa e molto anche certo. Divertente anche da fare. Quindi assolutamente. Ecco, quindi durante questa settimana avremo quattro ricette, io non le svelo ancora, però sono molto molto interessanti. Una la posso dire, quella con pancake mi è piaciuta molto, perché io ho già avuto la possibilità di dare un'occhiata alle ricette, e avremo queste quattro ricette che diremo e daremo ai nostri ascoltatori come consiglio, come possibili colazioni da fare durante la settimana. Certo, fate solo una raccomandazione, sì? Che si scelgono biscotti, cereali o prodotti dell'industria alimentare, leggere sempre le etichette, perché sicuramente fare colazione con dei biscotti che contengono troppo zucchero e grassi di scarsa qualità assolutamente non ha senso. Quindi leggere le etichette se si scelgono prodotti industriali. Leggere sempre le etichette, impiegare magari quei 5 minuti in più per fare la spesa, però almeno sappiamo assolutamente. Cosa mettere nel carrello, quindi magari selezionare dei prodotti quando abbiamo un pochino più di tempo, per prendere sempre quelli. Poi comunque adesso ci sono anche nei negozi che fanno la spesa online, o comunque basta andare anche sul sito di alcuni marchi di biscotti, ci sono tutte le informazioni nutrizionali di ecco, tutti i prodotti. Questo è un consiglio, quindi molto questo utile. Lavoro si può fare anche da casa. Esatto. Quando c'è un po' più di tempo, in una pausa, quindi non per forza al supermercato, in cui tutto è più caotico e più complicato. Arriviamo già preparati al supermercato, questo è ancora meglio, infatti, piuttosto che impiegare 5 minuti in più. Perfetto, dottoressa Cancellato, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite anche oggi. I prossimi 4 giorni quindi leggeremo le sue ricette, mi raccomando seguiteci, provatele e magari dateci anche dei vostri consigli, diteci come fate colazione. Io intanto la ringrazio molto, dottoressa Cancellato, e le auguro una buona giornata. Va bene, buona giornata e buona settimana a tutti. Altrettanto.